piacerti non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai, quattro dischi, un po' di whisky, sarò grande, vedrai, dammi spazio e dopo mi dirai, che maschio sei. Lui chi è? Il vincitore è Renato Zero. Gli rassomiglia fisicamente e ha cantato anche veramente molto molto bene. Quest'oggi siamo in compagnia di un carissimo amico che si chiama Chicco Solinas, lui fa il mio mestiere, un mio collega, anche lui fa televisione, un'altra televisione naturalmente di Sassari, ma soprattutto fa spettacoli. Intanto sotto zero, perché tu vai in giro qua e là per la Sardegna e non solo, a proporti con questo spettacolo live dove fai un po' l'imitazione di Zero, un po' ripercorri quelli che sono i suoi grandi successi e poi un altro spettacolo che è stato uno spettacolo di grande successo che è Bailando sotto le stelle. Ma parliamo di sotto zero, quando nasce intanto questa voglia di mettersi in gioco anche proponendosi con uno spettacolo che ha una sua grande identità? Sotto Zero nasce, Sotto Zero come spettacolo nasce nel 1997 per idea di Fabrizio Guelpa e Giancarlo Longoni. È stata creata questa kermesse musicale, un tributo proprio a Renato Zero con musicisti live, con cambi di costume, dove più possibile si cerca di emulare un concerto di Renato. Aspetta un altro inventario, sfondo la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confetti. Io direi di presentare poi quella che è la band di Sotto Zero, Chicco. La band di Sotto Zero è, sono quattro mostri sacri della musica isolana. Mi permetto di dire che il bassista è Giancarlo Longoni, il batterista è Paolo Zuddas, pianista Daniele Manca e il chitarrista Piero Marras, da non confondere con quello grande, quello più piccolo. Incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali. Per quanto riguarda invece il discorso di Ballando sotto le stelle, è un tour che ha voluto mettere sul palco in scena Gallizzi con l'agenzia di spettacoli di Reggio, non so se potevo dirlo questo, non potevo dirlo. Come ero certo che potevi dirlo, ci mancherebbe altro. E niente, facciamo un varietà musicale che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri. Giriamo tutta la Sardegna, abbiamo fatto quest'anno 30 date, l'anno scorso ne abbiamo fatto 50, quindi un grande successo, devo dire, per un varietà che in genere non fa mai tante date così. È riuscitissimo nel suo insieme. Respiri piano, chiaro il venti di sé, sei chiara come l'aria, su con le mani, sei fresca come l'aria. Die pro die, in collaborazione con I Giganti, la gioielleria a Porto Torres. I Giganti.